regalare e premiare una nostra concittadina che si è distinta nel mondo. Chiamo in campo e invito con grande piacere Marta Nizzo. Siamo con la finale, il momento decisivo. Chi vincerà, la Moroni o la Balducci? Andiamo a vedere. Moroni. Alice Moroni, testa di serie numero 8, 649 del mondo, battuto l'americana Flower 6062, Scimone 6163, la Mendo Chiara 6262, la Di Sarra 677540. Di Sarra si è ritirata. Volevo dirvi che le ragazze giocano un caldo infernale in questo momento. C'è un momento di sosta, il sole è sceso a Todi ed è la Alice Moroni che ha vinto il primo 6-1, perso il secondo 6-4, conduce 4 giochi a 3 nel terzo e decisivo 7. Ecco la risposta al servizio Alice Moroni, un gioco piacevolissimo, una pausa tremenda, ma eccola che torna con grinta a comandare il gioco. E dopo Alice Moroni, quadrata Alice Balducci, testa di serie numero 4. Vediamo il cammino della Balducci, 488 al mondo, supera la Stefanelli 7561 al primo turno, 6160 la Zavagli, Maria Letizia, al terzo supera la Zanchetta 6261 e la Davato in semifinale 6264. Moroni ancora insiste con il diritto, ha recuperato quella voglia di vincere la Moroni, qui a Todi sbaglia, è largo il diritto, la Balducci risponde al servizio, con la piazzata a fondo campo, questa tenace atleta allenata da Francesco Piccheri, ancora la Moroni. Facile con il servizio 30-15. Con 30-15 la Moroni picchia, può chiudere il punto. E così è infatti, e due mani, rovescio vincente. 40-15. Attacca la Moroni, 40-15. Due punti dal match. Eccola la Moroni. Vince la Moroni. Gioco, partita in controllo. Vince la Moroni, batte Alice Balducci 6-1, 4-6, 6-3. Vince la benissimo, Alice tra Moroni, il Tennis Club Todi, quindi a questa brava e bella atleta che vince la Moroni. Ci sono svolti al circolo di Todi. Signor Marco, ecco Marcosini. Alice Moroni. Bellissima, bravissima, questo momento di pausa. Sono felicissima, dopo il secondo set non me l'aspettavo di vincere, anche perché lei ha iniziato a giocare molto bene, sbagliare poco, venire avanti, chiudere i punti, io mi sentivo sempre più stanca e sono così felice perché sono riuscita a vincere comunque. Davvero, ci tenevi qui a vincere? Sì, ci tenevo tantissimo, anche perché questa è la terza finale che gioco quest'anno, non sono mai riuscita a vincere nemmeno una. Tu sei di? Bergamo. Quanti anni hai? 20. Quanti anni hai cominciato a giocare? A 5 anni. Qual è il tuo colpo migliore? Rovescio. Sei scarsa? Nel servizio. A gambe come va? Adesso molto male. Testa? Testa benissimo. Noi ci siamo divertiti. Hai reagito. Hai reagito, ma potevi vincere, dai, diciamo sì, la verità. Sì, alla fine ho sprecato un po' troppo e per come si era messa all'inizio non pensavo nemmeno di arrivare al terzo set. Per come si era messo il secondo pensavo di vincere. È vero. Quindi è stata una partita un po' altalenante. Se fossi più costante l'avrei portata a casa in due set. Sì, ma eri convinta di farcela, cioè tu. Non pensavo al punteggio, pensavo a giocare. Pensavo a giocare bene e poi il punteggio viene da sé se si gioca bene. Ti stai allenando con Francesco? Sì, da poco. Un mese trovi, nemmeno. Molto bene, sono contenta con lui e con suo fratello Alessandro.
sono molto contenta, spero di riuscire a vincere un torneo prima o poi. Quando hai cominciato a giocare e dove? Allora, io sono di Chiaravalle, provincia di Ancona, e ho iniziato lì con Polidori, avevo 10 anni. E Carlo? Sì, a 15 mi sono trasferita a Bologna da Max Trevisan e poi mi sono allenata lì 6 anni e a 21 anni ho cambiato e sono andata a Milano da Barbara Rossi. E ora è da poco che mi trovo con loro, mi trovo molto bene, spero che continui. Secondo me hai tutte le qualità, ti muovi bene, non è cosa da poco sul campo, grazie. Sei tenace, qualche errore di meno, dai e via. Ci proviamo, il prossimo anno torno per vincere. Ciao ad Alice Balducci. Ciao. Alice Moroni viene premiata dal signor Simone Settimi, titolare di Astra Italy, title sponsor dei secondi internazionali di tennis dell'Umbria. È stata bravissima, non ha mai sbagliato e quindi la vogliamo premiare per ultimo con un omaggio floreale dal nostro direttore del torneo, Lidia Avena.